Massimo Magrini, preparatore atletico del San Zaccaria. Abbiamo visto quest'oggi un allenamento più intenso di quelli precedenti, anche perché sono passati i primi due impegni ufficiali, quindi avete alzato un pochino i ritmi. Ti chiedo co come si strutturerà il tuo programma nelle prossime giornate, anche in funzione di questo elemento qui. Sì, allora le prime 2 settimane sono state un po' condizionate dalla partita, dai due impegni di coppa e quindi abbiamo puntato più a organizzare la squadra per poter affrontare una partita, quella di andata e quella di ritorno, in modo, cioè, il più degno possibile. Da questa settimana finalmente entriamo in settimana praticamente tipo, la nostra settimana tipo prevede due amichevoli settimanali, il mercoledì e il sabato, 2 sedute dove si fanno lavori di forza e lavori tecnico-tattici, e 2 sedute dove si fanno lavori di tipo aerobico, sempre associati a lavori tecnico-tattici. Fino a questo momento qui, diciamo che il lavoro sta procedendo come mi potevo aspettare. Chiaro che il mio obiettivo è quello di alzare sempre di più il livello di qualità d'allenamento. Vengo dal mondo maschile, dal calcio maschile, e secondo me il calcio femminile deve prendere come riferimento assolutissimamente il calcio maschile, che rappresenta un livello alto, è stato per tanti un riferimento il calcio italiano negli ultimi anni, e quello, diciamo, è il mio metro di misura, quindi vorrei alzare ancora di più. Per il momento intoppi non ce ne sono stati, tranne 2 o 3 acciacchi post partita dell'ultimo incontro di Coppa Italia, e le ragazze stanno reagendo come mi aspettavo, stanche ma comunque vogliose, hanno entusiasmo e ci mettono impegno.